L'economia francese fa i conti con lo shock provocato dagli attentati. A pesare non sono solo i 600.000 euro di spese in sicurezza annunciati per il 2016, anche la capacità di assorbire lo stop dei consumi. Alla fine di settembre gli obiettivi di crescita previsti per il quarto trimestre dell'anno erano stati centrati, facendo segnare un più 0,3% al comparto turistico. Poi tutto sembra cambiato. Dopo gli attentati del gennaio scorso eravamo riusciti in 9 mesi a ritrovare un ritmo normale. In quest'ultimo trimestre avevamo registrato addirittura un ritmo sostenuto ed ora abbiamo fatto parecchi passi indietro. Gli attacchi terroristici di Parigi, infatti, hanno indotto molti turisti a riprogrammare o annullare i loro viaggi. Non ho nessuna intenzione di andare in Francia nel prossimo futuro perché la situazione di crisi non si allevia, la sicurezza personale è una priorità e le persone anziane non è opportuno corrano rischi. Oltre 2 milioni di cinesi si stima si sarebbero recati in Francia quest'anno, prima destinazione al mondo preferita dai turisti. Il turismo rappresenta il 7% del prodotto interno lordo del paese.